la fusione dei ghiacci si sta manifestando in tutta quanta la sua crudezza. Perdere il ghiaccio significa anche perdere un importante patrimonio. In Antartide ci si va per studiare la storia climatica del pianeta attraverso delle azioni, come ad esempio i carotaggi di ghiaccio, che ci servono per andare ad analizzare attraverso i vari strati quella che è la storia del nostro pianeta. È un po' come se noi entrassimo in una biblioteca e bruciassimo tutti quanti i libri che raccontano la nostra storia, la storia dell'essere umano, la storia del pianeta. Dobbiamo scrivere su quei foglietti le tue parole. Ok. Ciao, sono Mardi Felice, atleta estremo di ultracycling, esploratore e divulgatore su quelli che sono i temi che riguardano la mia attività, quindi mobilità, e da qualche anno anche crisi climatica e cambiamenti climatici. L'ultracycling è tutto quello che va oltre il ciclismo tradizionale, quindi gare di oltre 300 km, lunghe traversate, competizioni anche di 5, 6, 7 mila km come la Transamerica in modalità non stop e nei luoghi più estremi e più difficili del pianeta. Per me ultracycling è fondamentalmente esplorazione dei miei limiti personali attraverso l'esplorazione della natura, quindi da subito ho cercato quelli che fossero i luoghi un po' più estremi e difficili da attraversare in bicicletta. Ho un amore che non nascondo minimamente per quelli che sono i luoghi più freddi della terra. I due poli sono quelli che mi hanno attratto maggiormente durante tutta quanta la mia carriera, fino ad arrivare appunto all'ultima traversata di oltre 700 km e 48 giorni in quello che è definito per eccellenza il luogo più estremo, remoto e isolato del pianeta, l'Antartide. La cosa particolare di questi luoghi è che sono così estremi e così severi anche, ma al tempo stesso hanno un'immensa fragilità, sono gli indicatori maggiori di quelli che è la crisi climatica che stiamo vivendo. È un po' come se noi entrassimo in una biblioteca e bruciassimo tutti quanti i libri che raccontano la nostra storia, la storia dell'essere umano, la storia del pianeta. La fusione dei ghiacci si sta manifestando in tutta quanta la sua crudezza. Perdere il ghiaccio significa anche perdere un importante patrimonio. In Antartide ci si va per studiare la storia climatica del pianeta attraverso delle azioni, come ad esempio i carotaggi di ghiaccio, che ci servono per andare ad analizzare attraverso i vari strati quella che è la storia del nostro pianeta. La cosa più assurda è il fatto che ormai non c'è più bisogno di andare dall'altra parte per vedere i cambiamenti climatici. Io sono un assiduo frequentatore delle nostre magnifiche valli alpine e ormai basta veramente aprire la finestra, affacciarsi e vedere le montagne per capirne il proprio stato di salute. Sicuramente uno dei luoghi più, diciamo, che mi ha colpito maggiormente è l'Islanda. È un luogo che io da circa 18 anni frequento in maniera, diciamo, costante ogni anno. E proprio quest'anno, prima della partenza per l'Antartide, sono stato nuovamente sul Langjökull, che è questo, il terzo mi sembra ghiacciaio per superficie di tutta quanta l'Islanda, e ho trovato il fronte del ghiacciaio ritirato sempre di più, e in quel momento mi ha veramente assalito un senso di tristezza. Sai, è come quando vuoi bene a una persona, ami una persona, no? E la vedi sfiorire e quella cosa ti dispiace, e vedere sfiorire così la natura è qualcosa che non mi lascia indifferente, soprattutto per me che poi vivo a stretto contatto con la natura e che in sella alla mia bicicletta poi ho la possibilità di osservarla senza alcun filtro e senza nessuna barriera. Noi, se siamo in macchina o siamo comunque in un ambiente chiuso, abbiamo sempre un filtro, abbiamo sempre il parabrezza, il vetro, qualcosa che ci separa, non ci permette di respirare l'aria, non ci permette di sentire bene i suoni di quello che ci accade intorno, non ci permette di vedere bene l'orizzonte davanti a noi. E dall'altra è la velocità. La bicicletta è probabilmente il mezzo ideale per andare ad una velocità che ci consenta di cogliere ogni dettaglio intorno a noi, ma si va veloce abbastanza da riuscire a coprire grandi distanze se lo si vuole, se ci si allena e se si ha la voglia di farlo. Per me la bicicletta è un modo anche di vivere le mie giornate, di intendere la mobilità e gli spostamenti in maniera più leggera e in maniera più salutare. Io suggerisco sempre a tutti quanti di provare la mattina una volta nella vita a prendere la bicicletta e andare al lavoro in bicicletta. E poi ditemi come vi siete trovati e quali sono le sensazioni poi che vi lascia durante tutto l'arco della giornata. Com'è nata la passione per la bici? La passione per la bicicletta nasce in età molto giovane. Io avevo 13 anni e ho avuto la fortuna, come tutti quelli della mia generazione, di vivere l'epopea di Marco Pantani. Il vantaggio di
Pantani, che veramente ha messo in bicicletta anche chi non sapeva come era fatta una bicicletta. Quindi da lì ho iniziato a percorrere le strade del ciclismo tradizionale fino ad arrivare al professionismo, sempre con me, dentro di me, questa voglia, questa diciamo ambizione di fare qualcosa che fosse definibile impresa. E allora ho cercato il senso dell'impresa dentro di me e attraverso quelli che sono poi le traversate che io realizzo in questi luoghi così estremi ma anche affascinanti del mondo. Io lo vedo attraverso i miei viaggi, soprattutto l'ultimo in Antartide: uscire da una tenda, alzare gli occhi e vedere l'orizzonte a chilometri e chilometri di distanza è di per sé qualcosa che riempie la mente, riempie il cuore e dà anche un relax psicologico ed emotivo. Viceversa, quando io mi muovo nelle città, alzo gli occhi e vedo che l'orizzonte lontano a me è poche decine di metri, perché il primo obiettivo, l'ultimo obiettivo che riesco a focalizzare magari è il palazzo di fronte o la stazione o la strada sotto le mie ruote, sotto i miei piedi. È qualcosa invece che ti costringe, no? Quasi ti chiude come in una gabbia, ma poi diventa anche una gabbia emotiva e una gabbia psicologica. Il consiglio che mi sento sempre di dare è quello di, ovviamente, non di andare a attraversare l'Antartide in bicicletta, perché magari è una cosa un po' complicata e non tutti hanno la possibilità di farlo, ma magari di uscire maggiormente dalle nostre città o ritagliarci anche all'interno delle città degli spazi in natura, nei parchi, attraverso magari qualche passeggiata il sabato e domenica. Una cosa che io fatico molto a comprendere, ad esempio, è quando le persone per tutta la settimana vivono nell'ambito delle loro, appunto, dei loro impegni, delle loro responsabilità tra la casa, la scuola, il lavoro, l'ufficio, e di nuovo questo loop, e il sabato e domenica che cosa fanno? Prendono di nuovo la macchina, si mettono di nuovo nel traffico e vanno di nuovo al chiuso, in un negozio, in un centro commerciale. Ecco, sabato e domenica, quando lo possiamo fare, prendiamoci cura anche del nostro benessere psicologico, riconnettendoci un pochino con la natura, che non vuol dire appunto andare a attraversare l'Antartide, ma cercare degli spazi in cui riconnetterci maggiormente con quella che è la nostra casa. Manca la cultura ad una mobilità che sia alternativa allo spostarsi in auto, e questo lo vediamo anche laddove molte persone scelgono l'auto nonostante per il proprio tragitto casa-lavoro sia il mezzo più sconveniente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'efficienza in termini di tempo. Creata la cultura, dobbiamo chiedere alle nostre istituzioni che ci sia un ripensamento anche di quella che è l'architettura delle nostre città. Noi, ovviamente, grazie allo sviluppo tecnologico, siamo riusciti a dotarci di tutta una serie di strumenti che ci rendono la vita più facile, più comoda. Però forse questo renderci più facile, più comodo, è il più andrebbe sostituito con il troppo. E questo troppo, purtroppo, da qualche parte va un pochino a tagliare quelle che sono, no, le risorse della natura. Il che non vuol dire bruciamo le macchine, abbattiamo gli aerei o smettiamo di fare qualunque attività, ma vuol dire facciamola con una consapevolezza maggiore, senza abusarne. Io ho un progetto, Bike to 1.5, che prevede una divulgazione nelle scuole, e forse questa è l'azione più sostenibile che faccio al di là del quotidiano, cioè mettere a disposizione il mio tempo lavoro, il mio tempo volontario, il mio impegno, l'impegno di altre persone che collaborano con me in termini scientifici e non, per cercare di creare una consapevolezza che dia ai ragazzi, alle prossime generazioni, quello che non abbiamo avuto noi, e quindi una consapevolezza maggiore del problema, gli strumenti migliori per combattere il problema. Per quanto riguarda invece le azioni meno sostenibili, sai, io sono di una generazione, siamo cresciuti con la cultura dell'automobile a tutti i costi, quindi andiamo a prendere il pane anche con l'automobile, siamo cresciuti con si beve l'acqua della bottiglia perché l'acqua del rubinetto fa male, senza neanche preoccuparci di cosa esca poi realmente dal rubinetto e cosa invece c'è davvero nella bottiglia. Si mangiava carne, si mangia carne, pranzo, cena, colazione, a tutte le ore c'è qualcosa con della carne, con dell'affettato, con delle proteine animali, quindi tutta una serie di abitudini che sinceramente sto cercando di rivedere, di scardinare. Se penso però alla strada che c'è da fare, penso ancora, diciamo, c'è veramente un'autostrada da percorrere, altro che attraversare l'Antartide. L'imposizione non porta mai a niente di buono, e spesso dopo l'imposizione c'è il rifiuto. Ma se si fanno le scelte in maniera ragionata e comprensibile, magari ci vuole un po' più di tempo, ma poi quelle scelte diventano radicate e mettono delle radici molto profonde. C'è un amico che mi dice che quando salgo in sella cambio un po' aspetto, cioè mi cambia lo sguardo, mi cambia tutto. Io questa cosa non riesco a notarla, perché non riesco a guardarmi dall'esterno, però sicuramente provo calma. Il momento in cui io mi siedo sul sellino e assumo proprio quella postura, mi calmo. C'è qualcosa dentro di me che rallenta. Possiamo passare. Le parole.
Questa è la parte più tosta. La prima è gentilezza. Credo che dovremmo essere tutti più gentili verso noi stessi, verso il prossimo e verso l'ambiente circostante. La seconda parola è essenzialità e nel mio caso ovviamente è un po' per me l'esigenza. Ho uno spazio ridotto, la bicicletta non può portare tutto quello che voglio e quindi devo fare delle scelte. Scelgo veramente di portare con me quello che mi serve per soddisfare i miei bisogni primari. Ora, io non chiedo alle persone di vivere con il fornellino e ricavare l'acqua dalla fusione della neve, però possiamo chiudere il rubinetto quando non c'è bisogno di utilizzarlo. Possiamo scegliere di usare l'auto una volta di meno quando possiamo fare due passi a piedi. Possiamo fare tutta una serie di azioni che ci riportino maggiormente all'essenzialità. Quindi in primis prendiamoci cura dei nostri bisogni primari. La posso fare. L'ultima è limiti. L'uomo, l'essere umano in generale, si è sentito un po' onnipotente, non esistono limiti. In realtà non è vero, abbiamo dei limiti. Quello che io faccio è esplorare i miei limiti. Talvolta nell'esplorarli riesco a superarli, altre volte mi accorgo che sto andando troppo in là. E lo stesso forse facciamo con il pianeta. Abbiamo pensato che questo pianeta non avesse limiti per noi e che noi non avessimo limiti all'interno del pianeta e quindi abbiamo costruito ovunque, disboscato qualunque cosa, coltivato dove non si poteva coltivare. Dobbiamo cominciare a prenderci un po' più cura e riconoscere maggiormente quelli che sono i limiti e sicuramente l'esplorazione è un buon modo per farlo. Allora, qua ci abbiamo le puntine. Che poi ho visto un'intervista di Frank, se non sbaglio, che aveva scambiato le puntine per mandorle. Sapete che pensavo che fossero delle mandorle? Sì. Beh, il colore è simile. Sostenibili. Sono puntine molto sostenibili. Ecco qua. Grazie a voi.